spettatori vorrei aprire la discussione che non è limitata a chi ha partecipato ai lavori attivamente, ma a tutto il pubblico, con un brevissimo commento che è in realtà uno stimolo alla riflessione, aprendo poi a voi i lavori. Mi preme notissimo il fatto che da quasi tutte le relazioni di oggi sono emerse anche le omissioni o quello che manca rispetto allo sguardo fotografico. La relazione di Volterra ha fatto vedere che esistono delle omissioni da macchina fotografica. Quello che rimane all'interno dello scatto non ricomprende quello che c'è attorno, al punto tale che due prospettive diverse possono dare due sguardi completamente opposti. Esiste l'omissione da prospettiva occidentale. Non abbiamo tutta questa enorme montagna di foto, non ne abbiamo nemmeno una prodotta da chi è il soggetto in questo caso, ed è l'elemento più rilevante. E qui si riproduce quell'effetto specchio di cui parlava Hannes Obermeyer. Realizzazione del contenuto, ne ha parlato Sabrina Meneghini, perché nel continuare ad utilizzare queste didascalie anche noi inconsapevolmente reiteriamo il linguaggio coloniale. E da ultimo, mi sembra che abbia espresso abbastanza bene Nicola Fontana, c'è un filtro determinato dalla funzione. Quella quota relativamente piccola di fotografie che sono pervenute nel nostro museo esplicitamente per essere musealizzate e mettere un messaggio, naturalmente, erano connotate fin dalla loro origine ed escludevano altri messaggi. Quindi, così, ho l'impressione che nella enorme montagna le assenze pesino quasi quanto le presenze. Con questa riflessione chiudo il mio commento, chiedendo magari a Giorgia Proietti, che è più esperta di me di questi temi, di aggiungere Bene, qualcosa. io ringrazio davvero tutte le relatrici e i relatori per i loro interventi preziosi che hanno fornito spunti importanti. Io avrei molto. Spero sollecitino reazioni da parte vostra e magari ulteriori domande anche destinate a rimanere aperte. E la prima riguarda il linguaggio delle pratiche di decolonizzazione di cui si è parlato. La seconda riguarda quanto accennavo in apertura, e mutamenti della memoria culturale. Per quanto riguarda la questione del linguaggio della decolonizzazione, penso non soltanto al linguaggio strettamente museale, archivistico, ma proprio il linguaggio del discorso. Il linguaggio della narrazione storica comune, della ricerca storica anche. Mi chiedo se abbiamo già in qualche modo configurato, se stiamo mostrando di essere in grado di configurare un linguaggio decolonizzato o se siamo ancora invece prigionieri di stereotipi espressivi proprio di matrice coloniale, che ormai sono talmente radicati, talmente anche divenuti consapevoli che continuiamo a reiterarli anche se non ce ne conto. La mia domanda nasce da un esempio, giorni fa, una riflessione di antichista. Io sono un antichista di formazione, saprete tra l'altro che i classici, sia la storia che la letteratura antiche, sono tra i bersagli prediletti della cosiddetta cancel culture di cui accennavamo prima. Quindi sono coinvolta sulla materia secondo una duplice prospettiva, quella di antichista e quella di studiosa di memoria. L'esempio è questo. È stata una mostra su Alessandro Magno, che non ho ancora visto, sarà aperta fino a fine anno. Faccio riferimento a quello che ho letto sul sito. Il testo di presentazione inizia benissimo, annuncia questa grandiosa figura storica di Alessandro Magno, che è presentato come il re di due continenti, l'Asia e l'Europa, un sovrano che è innamorato in uguale misura dei due continenti, Asia e Europa, che è impegnato costantemente nella sua
a garantire l'armonia tra i molti popoli del suo impero sterminato e multietnico. Poi, a mano che la descrizione prosegue, cade, forse inconsapevolmente, nel solito lessico coloniale. Si dice a un certo punto che, l'espressione testuale, l'Asia fu fecondata dalla cultura ellenistica. Ecco, decenni di studi antropologici sull'acculturazione inversa, sul sincretismo, sul meticciato, che pure la ricerca storica antichistica ha fatto propri, e proprio in relazione all'impero di Alessandro Magno e all'età ellenistica in generale, tutte questa nuova consapevolezza sui meccanismi reciproci dell'acculturazione sembrano andate in fumo nel leggere questa frase urticante. Per un antichista, quantomeno, che è appunto l'Asia fu fecondata dalla cultura ellenistica. E poi il testo continua su questa linea: si dice che Alessandro subì il fascino dell'Oriente, sposò l'uzbeka Roxane. Roxane era una principessa persiana battriana. Se noi affermiamo che Roxane era uzbeka, finiremo. Storico greco Erodoto era un turco. Quindi insomma mi chiedo, siamo probabilmente ancora inscatolati, ingabbiati, no? In una modalità espressiva di matrice coloniale? Forse non ci rendiamo conto e mi chiedo, non soltanto lavorare sulla sostanza, sulla materia, sui contenuti, ma anche lavorare sulla forma, cioè preoccuparci di decolonizzare proprio il linguaggio. Come espressione della decolonizzazione, ma anche come strumento, magari principalmente a Sabrina, ma insomma a tutti voi. E la seconda invece considerazione che vorrei fare riguarda appunto le implicazioni tra decolonizzazione e memoria culturale. La decolonizzazione è anche una questione di memoria, nel senso che nel processo di decolonizzazione del patrimonio è chiaramente implicato un processo di mutamento della memoria culturale su due livelli, la memoria culturale dei paesi occidentali e la memoria culturale dei paesi decolonizzati. In entrambi i casi, la memoria coloniale del tutto processato, un rimosso per certi versi, per ragioni diverse, convenienza per i paesi occidentali, trauma per i paesi colonizzati e poi decolonizzati. Dunque, decolonizzare da questo punto di vista, spesso storico, memoriale, culturale, veramente delicato, articolato, profondo, perché vuol dire decolonizzare da questa prospettiva, vuol dire andare a fare i conti con quel rimosso, con quella memoria coloniale. E questa è un'operazione faticosa, dolorosa, lenta. È molto più facile espungere dai programmi scolastici classici, è molto più facile abbattere un monumento, è molto più facile imbrattare con la vernice la statua di Churchill. Fare i conti invece con un passato difficile è un'operazione che avviene su un altro piano. Anzi, credo che, pongo a voi queste mie considerazioni, la censura, la distruzione sono al contrario deleteri per il processo di decolonizzazione, perché non permettono e anzi ostacolano il processo che sta a monte, che è proprio quello di matrice prettamente storica e memoriale, che è quello che riguarda il mutamento della memoria culturale. E anche le restituzioni di beni culturali, metto in campo un altro tema a cui si è accennato, un altro tema caldo nell'agenda dei governi occidentali. Pensiamo davvero che se carichiamo treni aerei abbiamo decolonizzato? Abbiamo decolonizzato le coscienze forse in qualche modo? Ma decolonizzare non può risolversi nel trasferimento giuridico di proprietà, proprio perché decolonizzazione vuol dire attivare dei meccanismi sul piano più profondo della memoria culturale. Deve maturare cioè un mutamento di paradigma, un cambio di paradigma.
un cambio radicale di prospettiva a cui i musei senz'altro possono contribuire, lavorando proprio sulla contestualizzazione, la storicizzazione, la risemantizzazione. Un esempio, secondo me, virtuoso in questo senso di polemiche per il suo passato schiavista, anziché rimuoverlo, per dirlo con Assmann, anziché trasferirlo dalla dimensione del canone, quella dell'archivio, anziché rimuoverlo, lo ha ricollocato, tolto dal piedistallo dove stava in una posizione evidentemente anche celebrativa, e lo ha ricollocato in una sezione dove storicamente tante di schiavi. Gli esempi poi in realtà potrebbero essere molti, insomma, mi fermerei qui sperando di aver dato qualche spunto, insomma, di ulteriore riflessione, oltre che aver posto qualche domanda. Molto, molto brevemente, no? Perché grazie di questa domanda, ma poi vorrei anche intervenire sulle belle cose che Giorgia, Giulia e ovviamente Sabrina hanno detto, no? Bolzano, il tentativo di Bolzano, con i due monumenti monumentali, no? Fascisti, seguiva il concetto del retain and explain, cioè mantenere e spiegare. E fare di questi manufatti che ci sono giunti, molto tardivamente ovviamente, fare di questi manufatti qualcosa per il quale non erano destinati, no? Cioè cambiarli non abbattendoli, ma trasformandoli in luoghi di apprendimento, di memoria critica, di riflessione critica. Questo lo puoi fare, cioè togliendo togliendoli, togli anche la risorsa. Che essi involontariamente rappresentano, no? Perché diventano testimoni contro se stessi in qualche modo, no? E questo è come dire, un cambio dialettico, no? Cioè una trasformazione dialettica. Ma quello che mi sembra che adesso è venuto fuori come grande tema è la lingua non come parliamo, ma come sistema generale di approccio alle tematiche. Che cioè, in tutti gli interventi mi è sembrato, no? Proprio la lingua come nel senso di Saussure, no? Cioè come sistema, e lì cioè, mi sembra cioè, non dobbiamo partire dal nulla. Ovviamente ognuno deve partire per sé, ma ci sono bei riferimenti da Nietzsche, poi per così dire, no? Ma se penso a quello che tu hai detto, no? Su Alessandro Magno. C'è lo straordinario lavoro di Edward Said, no? Cioè, Orientalism, che ci ha spiegato benissimamente come del 78, no? Cioè, è ancora attuale perché spiega cioè, l'Oriente come costruzione dell'Occidente, no? Cioè, questa visione, e mi sembra che in queste frasi che ha citato torna. Cioè, sì, o comunque non hanno letto Said, no? Vuol dire, basta aprire il libro e si capisce. Allora, è anche cioè, ai sensi di Kant, no? C'è cioè, l'uscita da, come si dice, dalla Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, no? Cioè il programma il lasciarsi alle spalle la propria afasia. Impossibilità di Impossibilità, andare oltre. però gli strumenti li abbiamo, no? Cioè, però è un percorso molto, molto arduo, no? Cioè, è un term. E mi sembra anche molto interessante il Deutsches Historisches Museum. Mi sembra uno degli elementi interessanti è quello di aver coinvolto in quell'operazione da subito i colleghi africani, no? Non solo due, anche altri. E almeno in Germania questo modello ha fatto scuola, per così dire, cioè non ci sono più progetti. Postcoloniale, senza che venga coinvolto e soprattutto a livello di curators in residence, cioè di invitarli, una forma di restituzione, però invitare i colleghi, le colleghe o finanziarli semplicemente, no? Perché creare una sorta di visiting da loro perché ci sono delle eccellenze presenti, no? In Africa. O anche in Asia, o in India, no? Però bisogna che vengano chiamati, che vengano
invitati, finanziati e date le possibilità della pubblicazione, della conferenza e dell'intervento materiale sui fondi presenti. Adesso mi viene un po' a mente, no? Non vedo altre reazioni dal pubblico, che vuol dire che siete già in plan del cammino, il cammino resistentissimo. Proprio ricordare che il museo è stato caricandosi di non poter fare di più. Essere il museo delle guerre della modernità. Ci l'hanno creato. Essere domani tra gli interventi caratterizzanti con dei contenuti parleremo anche e soprattutto di musei, ma con questo avvicinerei verso la chiusura con anche una nota, diciamo, dimensionale che dà anche un po' l'idea di questo sforzo che mette a confronto, ad esempio, il caso berlinese con questo incontro qua che va messo anche nelle sue giuste dimensioni e aspettative. Il caso del Deutsches Historisches Museum era il caso di un museo di diritto pubblico di rilievo nazionale fin dalle sue origini. Nel cuore di Berlino, nel posto più simbolico della capitale tedesca, che dalla sera alla mattina decide di aprire la pendola. In questo caso qui si parla, come diceva Camillo, di un'istituzione giuridicamente privatistica che si è assunta nel corso dei decenni il compito di narrare le guerre italiane, che per certi versi va a sopperire, a le mancanze di altri e interagisce con tante altre istituzioni museali, pur non trovandosi nel centro politico dello Stato, pur facendo affidamento su risorse minori. E quello costituisce anche un po' un messaggio di politica culturale, diciamo, dall'alto verso il basso, perché dà l'idea di come vengano percepite le priorità e per certi versi pone anche un po' i limiti del nostro lavoro, che non potrà essere rivoluzionario, ma quantomeno aspira ad essere generoso per chi vi partecipa, che si porta a casa qualcosa in più in termini di conoscenze. Io vi saluterei con una chiosa finale e dopo 2 minuti.